scritto un'altra pagina di storia. Già vincendo il campionato abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Oggi direi ancora ci siamo superati, perché sotto i due gol con una squadra forte come il Giana poteva, diciamo, essere una mazzata per qualsiasi giocatore, ma noi, cioè, la nostra squadra è fatta di uomini veri, l'abbiamo dimostrato anche oggi. Siamo rientrati in partita giocando un ottimo calcio e abbiamo pareggiato già nel primo tempo con merito, e poi abbiamo chiuso la gara nella seconda parte della partita. Siamo soddisfattissimi di questo e abbiamo scritto una pagina forse incancellabile della storia del calcio abruzzese. Giusto merito a questi ragazzi che anche oggi hanno dimostrato il proprio valore, la propria forza, e hanno alzato il secondo trofeo con merito. Adesso festeggeremo tutta la serata e poi ci prepareremo per la semifinale del Bruscoletto. Sì, siamo stati una squadra compatta che non ha mollato fino all'ultimo, e questo è stato il coronamento fondamentalmente di una stagione penso strepitosa, quindi è andato tutto come doveva andare. C'è stato un momento di difficoltà dove sono stati per quei 10 minuti iniziali dove abbiamo preso 2 gol, ma poi la squadra è venuta fuori per quello che era, un grande gruppo, una grande squadra. No, una stagione memorabile che noi vogliamo portare fino in fondo, fino al 10 giugno dove c'è la finale di Boscudetto, perché come dicevo poco fa, parlando con mio padre, situazioni del genere, momenti del genere non capitano tutti gli anni, quindi è giusto sperare e provarci fino all'ultimo per tutti i trofei possibili. Sì, un'ennesima dimostrazione di forza dopo il campionato, dopo le difficoltà finali del campionato e dopo le difficoltà iniziali di questa appunto partita, parlando della singola partita. Siamo stati forti. Sì, sicuramente un grande contributo, però più che mio di tutta la squadra, perché comunque andare in svantaggio di 2 gol dopo 10-15 minuti non era facile ribaltarla, e addirittura andare di 2 gol avanti. E quindi questo dimostra la forza del gruppo e che dimostra anche che il campionato è stato meritato. Sì, sicuramente, come ho detto prima, non è facile andare sotto subito e poi recuperare la partita. È normale che vincere la Coppa Italia più il campionato non capita a tutti, infatti se non sbaglio è capitato solo 8 squadre. Ora c'è un altro impegno importante, ci vogliamo arrivare già pronti mercoledì a Sesto Levante per cercare di fare qualcosa di ancora più storico. Questo è un grande risultato. Io sono commosso di questo risultato perché i ragazzi hanno creduto fortemente al successo e ci sono riusciti. Una partita bellissima dove sicuramente hanno meritato, passato quel quarto d'ora che abbiamo visto un po' qualcosa di non bello, però dopo si sono ripresi e alla grande hanno vinto. Un grande gruppo, sì, abbiamo costruito veramente una bella squadra, c'è stata una forza di coesione, uno spogliatoio molto unito, questo merito al nostro mister, che io non lo chiamo mister, non lo chiamo educatore, perché riesce a mantenere quegli equilibri importanti per poi essere vincenti. E sì, andiamo a Sesto Levante mercoledì e poi giocare il ritorno con loro domenica 4. Però i ragazzi ci credono, si allenano bene, hanno una tenuta eccellente, perché atleticamente oggi, l'avete visto anche voi, correvano fino all'ultimo. Può darsi che venga qualsiasi risultato. Adesso c'è l'obiettivo della vittoria. Vincere la Coppa Italia, diciamo che siamo enormemente soddisfatti. Beh, sì, è ovvio, i successi non vengono mai da soli, vengono attraverso un percorso. Credere negli obiettivi, e quest'anno abbiamo avuto il premio tutti quanti, dalla dirigenza al settore tecnico, ma anche soprattutto anche il settore giovanile, dove si sono distinti anche gli allievi, si stanno distinguendo ancora nelle partite fuori regione, e quindi io da presidente non posso che non essere soddisfatto di tutto questo, perché alla fine hanno vinto tutti i campionati.